Bentrovati con la consueta conferenza stampa del venerdì, prepartita Termoli Vigor Senigallia. Siamo in compagnia di mister Raffaele Esposito. Buonasera. Iniziamo con rianalizzare quello che è successo domenica scorsa, il buon pareggio di Vasto Girardi, un Termoli che ancora una volta tiene duro e quasi sfiora la vittoria, anche a causa di alcuni episodi contestati proprio dai giallorossi. Abbiamo fatto domenica una buona partita nel complesso. Primo tempo molto equilibrato, dove i primi 20 minuti hanno fatto meglio gli avversari, anche se noi poi abbiamo risposto colpo su colpo. Abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni, prima con Carnevale, poi un'altra punizione al limite con lo stesso Carnevale. In più, poi dopo siamo andati a raggiungere il pareggio con Cavaiola. Poi il secondo tempo si è visto tutt'altro Termoli, una squadra che ha avuto tanto coraggio, che è andata a prenderli nella loro metà campo. Loro non riuscivano ad uscire da questo pressing ultraoffensivo, dove poi sono state create tante occasioni per portarci in vantaggio. Purtroppo ci è mancato quella cattiveria sotto porta. Ecco, allora addentriamoci in quelli che saranno i temi dell'undicesima giornata di campionato. Una considerazione: sembra che ogni volta, ogni domenica al Termoli spetti una delle squadre più in forma del torneo. Ormai è consuetudine, anche domenica affrontiamo una squadra che ne viene da 3 vittorie di fila, una squadra molto quadrata e ben organizzata, sia nella fase di possesso che nella fase di non possesso, di possesso. Sicuramente è una neopromossa, hanno cambiato pochissimo rispetto allo scorso anno, una squadra che adesso è in fiducia, però vengono in casa nostra e dobbiamo assolutamente portare a casa questi 3 punti perché ci mancano tantissimo. La squadra purtroppo è molto delusa e rammaricata perché cerca in tutti i modi di raggiungere la vittoria, ma manca quello step in più per portare a casa questi benedetti 3 punti che mancano da inizio stagione. Ecco, una squadra, si tratta del Vigor Senigallia, attualmente con 19 punti in classifica, quindi a sole 2 lunghezze dal Pineto, quindi sarà una sfida, insomma, che proporrà mille temi, insomma, la caccia al vertice per quanto riguarda la Vigor Senigallia e la caccia, insomma, sia alla prima vittoria ma anche a 3 punti che sarebbero fondamentali in chiave salvezza per il Termoli. Sì, ma noi dobbiamo guardare al Termoli, cioè a noi stessi, di quello che devono fare loro, di quello che sperano loro ci interessa poco, dobbiamo pensare a noi. Sappiamo che ne veniamo comunque da 5 risultati utili consecutivi, la squadra è in salute, sta facendo delle ottime prestazioni, la classifica è molto corta, una vittoria ti farebbe scalare qualche posizione, anche perché ci sono scontri diretti dove noi possiamo trarne benefici, ecco. Quindi esiste solo un solo risultato domenica da ottenere, che è la vittoria. Ecco, l'undicesima giornata oltre Termoli Vigor Senigallia propone 2 scontri diretti, come dicevi tu, quello tra il Roma City e il Monte Giorgio, il Tolentino e il Notaresca, quindi saranno 3 partite fondamentali in chiave salvezza. Sì, sono partite fondamentali, come dici tu, per la lotta alla salvezza. Il Tolentino sta vivendo un momento di grandissima difficoltà, ne viene da 6 sconfitte consecutive. Il Roma City anche non riesce a trovare continuità dei risultati. Monte Giorgio pure non se la sta passando bene. In più c'è da dire anche che in questa lotta salvezza si trova anche la San Benedettese, che nonostante una grandissima squadra si trova a soli 12 punti. Anche la Vastese è una squadra, come abbiamo potuto apprezzare qui in casa nostra, una squadra che è costruita per i vertici alti della classifica, che si trovano a vivere un momento di difficoltà. Ripeto, il campionato, come ho detto tante altre volte, è molto difficile, ma questo già lo si sapeva. È un campionato molto equilibrato, a differenza dello scorso anno, dove c'erano le ultime 2 squadre che non riuscivano a fare punti con le altre, quindi la media salvezza
si era alzata, tant'è vero che il Vasto Girardi ha dovuto fare i play-out a 45-40 secondi, adesso non ricordo, sicuramente quest'anno la media salvezza sarà sui 40 punti, perché è un campionato molto, molto difficile, dove la prima può anche perdere con l'ultima in classifica. Ecco, San Benettese che tra l'altro sarà il prossimo avversario del Termoli dopo la Vigor, la prossima trasferta per i giallorossi. L'avresti detto a inizio torneo che potesse trovarsi in questa zona della classifica? Assolutamente no, conosco bene il potenziale della San Benettese sia per squadra ma soprattutto per piazza. Purtroppo non è la prima volta che nel calcio vediamo grossi corazzate che fanno fatica ad emergere. Io sono convinto che poi alla lunga i valori verranno fuori, sicuramente. Leggo che comunque ci sono delle situazioni anche extra calcistiche che danno un po' noia a tutto l'ambiente, quindi sicuramente i giocatori ne staranno risentendo in campo. Ecco mister, vediamo anche come di consueto quello che è lo stato di salute della squadra del Termoli. Che notizie ci propone questa settimana l'infermeria? Abbiamo Gibilterra che ancora non fa parte del gruppo, si sta allenando a parte, però penso dalla prossima settimana, metà settimana sarà reintegrato in squadra. Lo Russo ha ripreso a pieno ritmo. Non abbiamo poi squalifiche, il ragazzo Smailai è ancora c'ha un problema alla spalla, ma anche lui prossima settimana presumo sia dei nostri. Ecco, in virtù di quello domenica scorsa per quanto riguarda l'attacco avevi cambiato uno dei due attaccanti, prima di tutto quali sono, abbiamo visto ci eravamo lasciati con quel brutto infortunio a Filogamo, quali sono le sue condizioni e orientativamente diciamo in che direzione propendi per affiancare la seconda punta? No, allora su Filogamo vorrei riaprire una parentesi di domenica scorsa, dove il ragazzo l'ho dovuto cambiare dopo mezz'ora di gara perché è dovuto uscire perché stava male per la botta presa alla nuca, un rigore solare negato al Termoli. È finito all'ospedale, fortunatamente non ci sono state complicazioni, il ragazzo il giorno dopo è stato anche dimesso, quindi si è ripreso a pieno ritmo, si è allenato bene tutta la settimana, poi sto decidendo in questi ultimi allenamenti, soprattutto domani, chi giocherà davanti. Va bene, allora diamo appuntamento a tutti i tifosi del Termoli, domenica prossima al Cannarsa, 11ª giornata, Vigor Senigallia. Ringraziamo Raffaele Esposito e diamo appuntamento a tutti appunto allo stadio. Buonasera a tutti. Buonasera mister.